siamo accorti io e lei. Signori! Signori! Sabina! 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 Sol!
vicino de uno tanena, tu lo adoro. La sua abitazione per curargli l'uccello ammalato. Io mi accorsi però che il cardillo stava bene ma si era invecchiato. Io gli dissi: ma signora mia, buttatelo via, lo cardello è vecchio e non ce la fa più. Sassa gaiola non fa più cucù. Io gli dissi: ma signora mia, buttatelo via, che il cardello è vecchio e non ce la fa più. Sassa gaiola non fa più cucù. Isodatte e nubite rosce, ma era bello, simpatiche rosce. Lui cantava lo giorno e la notte, sei caiole aveva già rotte. E mo tutte le mattine questa signorina passa giù un botteg e me lo sta sembra di non ho mai avuto l'uccella così. E mo tutte le mattine questa signorina passa giù un botteg e mi vuole ringraziare. Oddio l'uccello che gioia che dà, oddio st'uccello che gioia che dà. Provenienza? Puglia, però sono un intruso abruzzese, vivo in Abruzzo, sto in Puglia, sono pugliese, insomma, sono un po' un transumante. Bene, la... transumanze sonore, musica, cultura, arte, incontro e aggregazione, le prime impressioni? È un'esperienza molto bella per me, perché ho avuto l'opportunità di conoscere dei musicisti di professione che fanno musica a me molto vicina, e cioè ciò che si chiama al giorno d'oggi musica etnica, che poi insomma è un'addizione un po' limitativa, è musica che trae lo spunto dalle tradizioni popolari per poi diciamo svilupparsi a modo suo, a modo proprio, in modo secondo me molto interessante, un'esperienza che mi ha arricchito anche e insomma, spero sia stata così anche per tutti gli altri. Bene, c'è stato qualcosa che ti ha colpito in particolare? Beh, questa loro facilità di adattamento. Sì, è vero che conoscevano già le tradizioni abruzzesi, vero? Tu no? Certo. Però abbiamo studiato all'università. Si sono adattati molto bene, poi sono riusciti a sviluppare i temi anche in modo, diciamo, opportuno, secondo me. Bene. Ok, accoglienza da 1 a 10? Ottima, accoglienza su Teramo, l'ho già detto e lo ripeto, è sempre eccezionale. Bene. Grazie mille. Okay. Voglio intervistare la Arrivo, prego. Okay.
Ciao, nome? Ciao, Giuseppe Spedicato. Provenienza? San Pietro in Lama, provincia di Lecce. Subito a sud di Lecce, diciamo. Bene, occasione del Transumanze Sonore Festival, le tue impressioni, grazie. No, un'esperienza sicuramente bellissima, dove ho trovato non dei musicisti ma degli amici prima di tutto, e poi ho scoperto anche una musica un po' diversa dalla nostra, diciamo, dalla nostra tradizionale, con delle influenze centro italiane. Quindi secondo te è riuscita questa fusione? Sì, sì, la fusione è riuscita, sì. Noi siamo naturalmente il virus che si sta insinuando adesso nella vostra musica e che non vi abbandonerà mai più. Ok, c'è stata un'esperienza in particolare che ti ha colpito di questa settimana? Ma per quanto mi riguarda sono piaciute molto le ronde serali, perché comunque stavamo parlando prima anche con altri musicisti, da noi ormai un po' si è persa questa esperienza, forse per troppa sovrabbondanza di musica popolare si tende a non avere più questo rapporto più sanguigno e più diretto con la musica popolare, che si vede solo nelle ronde, insomma, con un bel bicchiere di vino, magari anche uno di genziana, visto che siamo qui. Quindi aggregazione al 100%. Sì, sì, sì. Bene, grazie mille. Bravo. Perfetto, ok, vai. Posso stare comodo? Prego, prego. Ciao, tuo nome? Gianluca Longo. Ok, provenienza? Vengo da Torchiarolo, Brindisi, Salento. Gianluca, questa settimana è, per te com'è stato questo incontro tra le due culture nella transumanza sonora? Cosa ne pensi? Dici. Beh, sicuramente c'è un filo conduttore che lega tutto il centro-sud Italia, no? Quindi le tematiche, le danze sono più o meno simili, quindi non è stato molto difficile avere una relazione con la musica abruzzese del teramano, perché qui siamo nel teramano, no? Poi noi siamo venuti qui molto sereni e pronti per imparare, siamo venuti per imparare da chi conosce meglio di noi la vostra tradizione. Nella settimana hai incontrato qualche difficoltà, visto che comunque è un primo impatto abbastanza complicato, così diciamo? Ma difficoltà, insomma, quelle che competono ad un workshop, quindi ad uno spettacolo che è perennemente e costantemente in costruzione. La cosa bella però di queste difficoltà è proprio questo, che ogni musicista poi mette del suo, non c'è nulla di imposto, salvo qualche, diciamo, qualche struttura, qualche direttiva necessaria, però ogni musicista poi esprime se stesso attraverso il suo strumento, attraverso la sua personalità. Quindi niente disagi e comunque ti sei integrato bene con la band e con il vero spirito della transumanza. Sicuramente sì, ma questo appartiene a tutti i meridionali, centro-meridionali, quindi per forza. Poi, secondo me, se posso dirti una cosa, apprezzo moltissimo l'iniziativa, un workshop sì, ma residenziale, quindi significa aver condiviso con questi musicisti, che poi sono diventati dei compagni di viaggio per tutta la giornata, aver condiviso la quotidianità in tutto, dal lavarsi le robe al mangiare insieme. È molto importante vivere insieme, perché questo rende più corposo lo spettacolo, questa vicinanza, insomma, umana anche. Grazie mille, in bocca al lupo per la giornata, grazie. Grande. Allora. La maglietta. No, va bene la maglietta. Ok, vai Luca. Okay. Ciao, il tuo nome? Ciao. Alberto Stefanizzi. Provenienza? Muro Leccese. Transumanze sonore, musica, tamburi, festa, vibrazioni. Tu che sei il batterista di questa band. Un tocco positivo sulla transumanza. Questa settimana per te com'è stata? Beh, è stato bello. Qui insieme alla famiglia, tutti gli amici, succede molto lo spirito di gruppo, insomma, lo spirito di festa. Cosa ti ha colpito in particolare di questa settimana? C'è stato qualche evento che ti ha lasciato un qualcosa dentro?
Sì, vabbè, oltre alla genziana che mi ha colpito in festa, mi ha colpito appunto Spirito di Festa, poi anche altri pezzi tipo Scolamai, Nandarella, sono molto, molto belli, tutte conseguenze. Quindi le vibrazioni sono arrivate fino in fondo? Sì, esatto. Sì. Che accoglienza? Hai avuto qualche difficoltà o ti sei trovato comunque a tuo agio? No, no, mi sono trovato. Cioè, paradiso. No, si mangia bene. Cimo, buon ragazzi. Non è stato difficile, quindi l'impatto che ha avuto nel venire da una cultura un po' diversa. No, no, è molto simile alla nostra. Casa nostra. Okay, grazie mille, ti ringrazio per la disponibilità, in bocca al lupo per la serata. Senza troppe cose artefatte. Gracias. Parlare che ha già fare, che ha già fare. Allora, aspetta, scusa. Vai, io sto registrando. Tu come la vedi? Te come la vedi? Dai, ti ricordi? Sì, sì, il nome, okay. Da dove viene, eccetera, eccetera. Oddio, da dove vengo non lo so. No, no. Come no, dai, su. Come non lo sai? Ciao, nome? Alessandra Ventura. Da dove vieni? È difficile da dire dove vengo perché sono un po' marchigiana, perché sono nata nelle Marche ad Ascoli Piceno e sono cresciuta lì, però sono di adozione abruzzese perché risiedo a Leofara di Valle Castellana. E quindi sono un mix, un po' nomade, diciamo. Sono 2 giorni marchigiana e 5 giorni abruzzese. Allora, Alessandra, ti dispiace guardare verso qua? Sì, mi dispiace. Anche se non guardi sempre qua, però ogni tanto... Ma come sei pignolo! Ok, forza. Beh, di capo, da capo? No, fagli un'altra domanda. Un'altra domanda? Sì. Ok, transumanze su... Sudate... Transumanze sonore, prima edizione. Ah, già, devo fare una tosca. Non ti schiaffo, cazzo. Allora. Transumanze sonore, prima edizione. Incontri, musica, cultura. Questa è la seconda. Scusa. Fatta a dormire la sera. Ma ci stavi così in forma. Transumanze sonore, seconda edizione, incontro tra musica, cultura, letteratura, sensazioni ed emozioni. Cosa hai provato in questa settimana? Allora, ho imparato molte cose perché ho lavorato con dei musicisti, io non è che sono una cantante, io ho imparato a cantare. Chiudi la porta. Vabbè, se è così non... Okay. Transumanze sonore, seconda edizione, incontro tra musica, cultura, letteratura, emozioni.
Cosa hai provato in questa settimana? Quali emozioni, quali sensazioni hai percepito? Emozioni e sensazioni tantissime, perché la musica mi regala sempre tantissime emozioni e tantissime sensazioni. E in più ho imparato anche tante cose nuove perché ho lavorato con dei musicisti, quindi ho anche imparato a cantare a tempo, ad entrare nelle battute giuste, al momento giusto e a seguire il ritmo, perché sono abituata a cantare per la strada, un po' così a braccio come viene. Non sono una cantante, ma mi hanno scelto come rappresentante della transumanze sonore. Un'emozione meravigliosa perché comunque sono circondata da un'associazione che funziona bene, che non ci ha fatto mai mancare niente. Gli artisti sono tutte persone simpaticissime, bravissime e disponibilissime, per cui un altro anno fatemi rivenire. Episodi che, come dire, ti hanno segnato e comunque ti hanno fatto crescere in questa settimana, ci sono stati? Beh, sì, diciamo a Episodi in livello particolare. episodi in particolare personali. No, ecco, quello che ho imparato a cantare con un certo ritmo, con una certa metrica, ascoltando e capendo quando devo entrare, quando devo uscire, come devo tenere il ritmo. Poi tutto è bellissimo quando ci troviamo la notte a cantare fuori e sentire queste note che si disperdono e a cantare fino alla mattina e questo. Che ti devo dire? Che t'ha già dice? Non lo so che ti devo dire. È questo. Sono tutte cose che mi piacciono, che mi piace vivere nella vita, perché io penso che la musica sia un ottimo mezzo di comunicazione. Ecco, mettiamola così, non lo so. Ok. Ma io sto di un sacco di No, cose va che. bene. Oh. Sì, ho avuto dei pezzi più belli che Secondo te questo esperimento, questo progetto può avere un riscontro positivo o no? Sicuramente può avere un riscontro positivo perché noi abbiamo la tradizione degli organetti che comunque generalmente suonano in acustico con un gruppo famoso, perché è famoso, che sono amplificato, ha dei ritmi particolari che si sono mischiati con la musica tradizionale e quindi diciamo che può abbracciare un pubblico giovane perché i giovani balleranno e un pubblico più senile. Che potrà comunque sentire le canzoni che l'hanno accompagnato durante la loro infanzia, perché comunque la tradizione è rimasta così com'è, che poi dopo c'è stato un lavoro dietro di innovazione, ma mantenendo la tradizione. Ecco, non so se sono riuscita a spiegare bene quello che volevo dire, però il fatto è che si distingue la tradizione e l'innovazione, e la fusione avviene perfettamente. Avviene bene, avviene. Perfetto. Aiuto. Il mio nome. Papa problema, dai. E non facciamo gesti. Voglio tutto di Stia fermo questo, con quelle mani, non ci dovrà anche di aspettate questo. Anche di questo voglio tutto. Certamente. Stia Ah, fermo con quelle mani, potremmo non ci dovrà una mettere microfonata in bro. Domenico dietro di noi che fa manie varie, ci riesce benissimo, come avete visto anche da solo. Quindi lo Aspetta, Domenico, chiamo. qual è? Sì, organettista e fisico. Allora, vai, sta. Ah, io devo guardare nella telecamera? Sì, guardi un po' Sul lui, un set? po' qua. Ah, va bene, facciamo un po'. Ciao. Guarderò entrambi. La ragazza che imbratti i muri. Ciao, il tuo nome? Mi chiamo Alberto, dico anche il cognome, Chiappini. Nasco a Teramo il 5 marzo del 78 e in questa orchestra della transumanza sono il tamburellista. Per quanto riguarda la saltarella e quindi sono il tamburellista abruzzese. Quindi hai detto che suoni il tamburello. Non so. Ok, allora, vai.
settimana di notevole importanza e molto impegnativa. Quali sono le tue impressioni? Cosa hai ricevuto da questa settimana? Ti sei arricchito in qualche modo? La classica domanda alla quale si darà la classica risposta. No, scusami. Assolutamente sì, mi sono arricchito. Se ho avuto problemi nel fondermi, solo nel pensiero di doverlo fare. Ma io non l'ho chiesto, sinceramente, se ho avuto problemi. Ero partito dalla... Aiuto. Avete rovinato. Sì, sì, indubbiamente. Assolutamente sì. Naturalmente. D'accordo a metà con il mister. Settimana di notevole importanza per la band della transumanza. Settimana di notevole importanza per l'orchestra della transumanza. Cosa hai ricevuto da questa settimana? Dire molto è poco. Ho ricevuto tantissimo perché comunque l'idea di dovermi fondere, l'idea di dover suonare assieme ai Mascari Mirì, l'idea di anche appunto confrontarmi con un'esperienza che sicuramente non era mai stata da me aggiunta alle precedenti, l'idea di poter fare qualcosa con loro sicuramente mi aveva messo in soggezione, e poi Cavallo è una persona che mette in soggezione, ma sa ben guidare sicuramente l'intera orchestra, l'ha saputo fare, speriamo domani nell'esito di poterlo confermare, ed è stato sicuramente qualcosa di fantastico che indubbiamente ancora non realizzo, perché lentamente ho saputo legare con ognuno dei partecipanti con ognuna delle persone che hanno partecipato a questa esperienza. Se vogliamo prendere il fatto che loro indubbiamente sono una band che per 5-6 mesi in inverno o quando hanno comunque provato, riprovato, hanno un linguaggio che li accomuna nel quotidiano, hanno ormai una proprietà di comprendersi che è istantanea, che indubbiamente Claudio ha dovuto mediare nel cercare di poter eseguire qualcosa con noi e nel riuscire noi poi a fonderci con lui, ed è stato sicuramente qualcosa di bello. Saresti favorevole in una continuità di questa transumanza, di questo gruppo della transumanza in un futuro? Beh, come poter dire di no a qualcosa che nel mentre si sta vivendo ha già una risposta positiva? Sicuramente sì, mi piacerebbe molto che questa orchestra della transumanza abbia un seguito, abbia uno scopo. Quest'anno indubbiamente sta, credo, centrando lo scopo che si è prefissato. Ecco, spero che spero che l'anno prossimo si riproponga l'occasione di poter partecipare non solo a un'occasione del genere, ma alla possibilità di partecipare a un'esperienza del genere. Quindi è una transumanza che lascerà sicuramente una traccia nel tempo. Un tratturo, speriamo un tratturo più che una traccia, qualcosa che duri per molto, molto di più. Tutti quanti vogliamo che qualcosa che ci piace duri molto. Nella realtà non è così. E questo a volte anche a rendere le cose più belle. Quindi che duri quel che deve durare. Già spero che l'anno prossimo ci sia una continuazione. Ecco, vediamo, facciamo in modo che duri quel lasso di tempo e che lasci ciò che di meglio ha da dare questa orchestra, perché loro indubbiamente, e mi riferisco ai Mascari Mirì, sono un gruppo che a questa situazione apporta molto. Claudio Cavallo è indubbiamente una persona che apporta molto
a tutta questa situazione, a questo ensemble. Gli ha saputo dare la verve, l'ha saputo guidare, anche perché quello è il suo lavoro. Ci ha guidati e ci ha sgridati, ci ha redarguiti, ci ha condotti fino a quella che domani sarà la serata. Il lavoro, secondo me, è appena iniziato. Spero veramente che ci sia un seguito e che ci sia un seguito anche nei rapporti che si sono creati, che non sono indubbiamente di amicizia, ma sono sicuramente di, per quanto mi riguarda, di rispetto. Sono piaciute tutte le persone della band dei Mascarini Rì. Sono piaciuti, è ovvio che all'inizio c'è stato quell'impatto indubbiamente duro. Impatto avuto con Cavallo, impatto avuto con Gianluca, e che invece si sono rivelate delle persone indubbiamente sensibili e capaci. Quello indubbiamente capaci, e che soprattutto la cui presenza, cioè in questo momento ne provo, ne assaporo il piacere. Mino, Alberto e tutti gli altri. Te compreso. Grazie. Prego. Nelle serate dell'aperitivo musicale c'è stato qualcosa che ti ha colpito maggiormente? Sì. L'atmosfera comunque era molto calda. L'atmosfera era calda, uno, perché dopo una giornata di prove, indubbiamente a fine serata hai voglia di sfogare. Sfoghi quelle tensioni che si sono create nella giornata, sfoghi ciò che non sei riuscito a fare durante il giorno, sfoghi i momenti di tensione che indubbiamente per forza di cose vengono fuori durante lavori del genere. Soprattutto ti ritrovi ad eseguire un qualcosa che durante la giornata hai provato. A fine serata hai la completa e totale libertà di poter eseguire, e che con il calore della gente, che è sempre fondamentale, che un palco di solito non crea mai, soprattutto all'inizio d'impatto. Il calore della gente che ti è immediatamente attorno, che indubbiamente con lo sguardo vogliosa di ascoltarti, di si chiede e tu lo vedi, e quello comunque tu gli vuoi dare la risposta a quella domanda: che cosa faranno, cosa ci daranno, se mi piacerà ciò che sentirò. E tu hai solo voglia di dargli ciò che a loro piace, perché hai voglia di farti ascoltare, hai voglia di piacere, perché indubbiamente è anche questo che ci porta. Hai voglia di piacere, hai voglia di dimostrare ciò che sai fare, hai voglia di dare, hai voglia che loro ti diano il colore. È uno scambio, è un do ut des, ed è bellissimo. E a fine serata viene meglio perché le tensioni si sciolgono, l'alcol sale, l'agenziana fluisce e permette nuovi scambi e connessioni neurali. Avviene quella magia che sicuramente con la tensione che si crea su un palco magari in giornata non riesci a dare, ma anche se a volte capita anche che sul palco riesci a dare tantissimo, ti sembra di dare indubbiamente di più a fine serata, perché sei lì, sei ben disposto a tutto, stai bene, perlomeno per quanto mi riguarda, perché comunque con la tensione, con la stanchezza, qualunque cosa si sia accumulata durante la giornata, la realtà è che essere qui è un piacere. È un piacere, non puoi non dimostrarlo. Questa, secondo me, è una maniera per dimostrarlo. Ovvero suonare a fine serata, partecipare allo scambio, perché è per questo in fondo che siamo qui. Scambiare qualcosa con loro, loro scambiare qualcosa con noi. Questo perlomeno penso e credo. Sicuramente poi sto usando un sacco di parole che non servono a niente, il concetto è molto più breve e forse intenso. Grazie, io ti faccio i miei più in bocca al lupo per la serata. Crepi. Grazie. Ecco, mi faceva piacere a questo punto guardare nella telecamera, sperare che magari i ragazzi dell'organizzazione si sentano, diciamo, guardati. Io li voglio ringraziare tantissimo. Grazie veramente, perché credo di capire che mentre io sto chiedendo un bicchiere d'acqua e voi me lo portate, io penso di non aver chiesto nulla.
Sicuramente voi avete già dovuto provvedere ai cuscini, ai letti, alla spesa, alla cucina del pranzo, alla spesa e alla cucina della sera, all'organizzazione che c'è prima e si parla di mesi. Quindi grazie veramente, grazie a Gianluca, a Walter, a Franco, a tutti quanti, a tutte le ragazze che hanno lavorato. Io non ricordo mai i nomi, questo è il mio problema. Quindi indubbiamente l'intero staff, a Luca, ecco, tutto l'intero staff di Fuorischema, Sabina, Valeria, a tutte quante, la moglie di Gianluca, grazie veramente di tutto. Grazie per aver permesso a questa esperienza fantastica di avere luogo. Grazie. Chat you questo. Vai Luca. Si è appena modificato una bottiglia di vino. Ciao, il tuo nome? Cegnotti Cosimo Damiano. Prego? Cegnotti Cosimo Damiano, questo è il mio volume, auto alla Vox. Okay. Provenienza? Muro Leccese, provincia di Lecce. E, di cosa ti occupi all'interno della band della Transumanza? Quale strumento suoni? Niente. Tamburello e putipù. Putipù sarebbe? È uno strumento che si suona con la mano, si destra o sinistra, un po' di acqua, la spugna, la tela, il secchio, il cemento, urra urra. L'urra urra. Settimana direi molto impegnativa per l'orchestra della Transumanza e comunque piena di emozioni e di condivisione con gli altri. Come ti sei trovato? Beh, sul fatto di mangiare buonissimo, sul fatto degli orari così e così malissimo, sulla musica bene. Non è stato difficile quindi fondere i due generi? Cioè, partendo dal Salento per arrivare in Abruzzo. Oh, meno male, diciamo, l'aria è sempre quella, non cambia niente. Le persone con cui hai condiviso questa settimana come ti sono sembrate? Valide? Sì, abbastanza. Solamente che c'è un po' di paura, no? Tensione comunque normale. Sì. Tu sei teso? No. Io sono teso solamente quando mia moglie mi chiama e basta. Ha switchato. Vuoi fare due ringraziamenti in particolare? Vabbè, uno ringraziamo l'associazione Fuorischema, no? per aver organizzato questa cosa qui. Tegno, se manco un conto. E per aver fatto questo incontro fra Salento e l'Abruzzo. Ci sarà secondo te un continuo, quindi si potrà sperare in futuro in un continuo dell'orchestra della Transumanza? Per quanto mi riguarda sì, poi nel futuro non si può dire mai, no? Grazie, mi è in bocca al lupo per la serata. Crepi. Ciao bello, al mare. Al mare.
Bis. Bella Transumanze sonore è giunta alla seconda edizione, tamburi, vibrazioni, ne parliamo con il batterista e chiediamo a lui le sue impressioni e le note positive che ha ricevuto da questa settimana, da questa esperienza così, così piena di emozioni. Nome? Alberto Stefanizzi. Provenienza? Muro Leccese. Diciamo che le note positive sono tante, note negative nessuna. Mi piace questo spirito di gruppo che si è creato intorno a questa orchestra. Mi piace tutto, l'ospitalità veramente bellissima. Mi sto divertendo a percuotere le musiche abruzzesi, sempre che gli amici abruzzesi non si offendono. Insomma, tutto bene. Bello. Il rapporto con... Comunque diciamo che tu sei uno dei motori del gruppo, uno dei principali comunque esponenti. Hai incontrato difficoltà con gli altri strumentisti? No, gli altri strumentisti sono tutti bravissimi nell'orchestra. Io non vengo dal ramo popolare, vengo da un ramo moderno, però mi piace molto confrontarmi col popolare. Diciamo che è bello... È bello influenzare e accoltellare a volte le musiche abruzzesi. Torneresti per un'altra edizione che comunque si ripropone? Dal Salento in Abruzzo, ripercorreresti questa strada ancora una volta se comunque si riformerà questa band e comunque andrà avanti questa... Sì, sì, va bene. Troppo come un libro stampato. Cioè, come proprio se non ci fosse. Perché sono colpa importante. Tua, hai rovesciato la birra. Questa è la seconda intervista, eh? Ha fatto danni. Dal Salento in Abruzzo, saresti disposto comunque a tornare? Ti piacerebbe tornare ancora una volta per Transumanze Sonore? Sicuramente tornerei. Mi piaceva tutto, anzi speriamo che l'anno prossimo si rifarà, magari cambiando il repertorio, no? Però veramente lo rifarei. Un ringraziamento particolare comunque lo dobbiamo a... Vabbè, al maestro concertatore, signore Cavallo... E a tutti i musicisti, okay. E all'organizzazione fuori schiena. Okay. C'è stato qualche episodio che ti ha colpito di più in queste serate, anche nelle serate dell'aperitivo musicale che si è organizzato all'interno di questa manifestazione? Sì, la forza della gente, perché la gente rimaneva qui fino a tardi a ballare, veramente è stato veramente forte. Non ho mai visto, perché sono piccolo ancora, però mai visto questa forza della gente. Anche abbiamo detto, stavo dicendo anche il sindaco. Anche? Che cazzo? Stavo dicendo anche il sindaco vecchio, mi ha cominciato a parlare. Ah, tranquillo. Okay. Me la lascia.
Allora, finalmente, signori, è giunto il momento di intervistare l'intervistatore. Allora, il tuo nome? Luca. E poi, cognome importante per i nostri telespettatori, è importante. Aspetta, ridi il nome, rifacciamo. Allora, vado? Vai, vai. Nome? Luca Belisario. Provenienza? Castiglione Messer Raimondo. Provincia? Teramo. Teramo. Allora, è la prima volta che lavori con dei salentini? Sì, è la prima volta. E direi che è tutto comunque molto, molto bello e siete veramente delle persone speciali. Cosa ne pensi del clima musicale che potrà avvenire dopo questa esperienza in Abruzzo, nella vostra provincia? Noi credo che adesso stiamo dando comunque una partenza, comunque stiamo partendo, stiamo creando comunque delle basi per un futuro musicale, un incontro musicale tra due culture diverse. La sensibilità delle persone io credo che comunque cresca sempre di più. E spero che domani queste persone vengano a sentire il concerto e in qualche modo crescano interiormente e giungano alla consapevolezza che comunque fondere due tradizioni, due culture è sicuramente positivo e non può che accrescere le persone e farle maturare dentro. Sebastiano, no? Aspetta. No? Cosa voglio ti dico ancora? Benissimo, qualcosa per l'associazione. Okay. Ah, sul fuori schermo. Allora, aspetta un attimo, fammi cambiare campo. Allora, questo evento è organizzato da un'associazione di castidenti che si chiama Fuori Schema. Cosa ti senti di dire a tutti loro e insomma, che cosa gli auguri per il futuro? Innanzitutto un grazie di cuore, un grazie particolare perché l'accoglienza è stata divina. Sono stati veramente gentilissimi. E in questa realtà, in questo paesino, un'associazione come Fuori Schema ci voleva ed sono giovani molto compatti e sicuramente in un futuro riusciranno a creare belle emozioni e belle sensazioni. Cari telespettatori, nella prossima puntata intervisteremo il cameraman. Una domanda sola. Ma come ti rispondi, serio o matto? No, serio. Però aspetta, mettiamoci col convento alle spalle. Guardate qua. No, dai, a me mi ci vedo. Fai una domanda che non c'entra un cazzo. Vai. Falli pensare prima. Ah, dimmele prima, così mi prepari, se non c'è te tinga. No, improvvisazione, vai. Okay. Improvvisazione, se c'è te tinga di. Ciao, il nome? Fabio. Provenienza? Provenienza Villa San Romualdo, in quel di Villa San Romualdo. Luglio, mese caldo, tanta... Vai, Edoardo, non intervistare. Vai, sto. Ah, è Luvero, intervista esco, c'è quel naspone. Esagerito. Ok. Dai, Luvero. Allora, ciao, ciao, il tuo nome? Il mio nome è Fabio. Provenienza? Cupello. Luglio, mese caldo, comunque gente che esce e va al mare. Luglio. Luglio mese caldo, tanta gente che esce al mare, tu sei pronto per la prova costume? Sì, ho fatto la prova costume già dal dicembre dell'anno scorso, quindi siamo già pronti, il costume ormai lo abbiamo collaudato. Rifiniture quindi fatte, diciamo che comunque è stata una bella costruzione. Una bella costumata, sì. Ci siamo incostumati tutti quanti, adesso ci apprestiamo a fare anche la prova bikini. Okay, comunque devo dire che si cammina e si suda tanto e nel contesto proprio di quello che è comunque la musica popolare. Ci ritroviamo proiettati. Sarà bellissimo.
ci ritroviamo comunque proiettati nel futuro che ci vedrà padroni e sotto. Sì, infatti questa proiezione che ci vede sulle ruote camminare, dove il padrone è comunque il padrone e il sotto, cerchiamo di proiettarci sempre in nuove proiezioni e continueremo comunque a camminare, sperando di trovare anche un mezzo di locomozione adeguato per la situazione. Comunque diciamo che sei tranquillo quando guidi, quando sei a letto, non c'è nessun tipo di problema. Sì, sì, anzi, soprattutto quando sono a letto. Ciao, il tuo nome? Marco. Provenienza? Già mi viene male. Ciao, il tuo nome? Marco. Provenienza? Castiglione, qui vicino. Ok. Che strumento suoni nell'orchestra della Transumanza? Chitarra elettrica. Hai trovato difficoltà a introdurre il suono della chitarra in un contesto popolare? Comunque una fusione di due culture musicali, salentina e abruzzese. Bah, guarda, pensavo fosse abbastanza un po' più, non difficile, ma un po' più arduo. Invece mi sono trovato abbastanza... Mi sono inserito in una maniera abbastanza naturale, è venuto molto spontaneamente. Settimana ricca di passioni sicuramente. Cosa hai ricevuto da questa settimana? C'è stato qualcosa che comunque ti ha arricchito e ti ha fatto crescere in particolare anche dal punto di vista musicale? Bah, guarda, sicuramente sì, è stata un'esperienza bellissima, un modo di confrontarsi, di conoscere nuova gente, nuove persone, nuovi amici. E poi abbiamo fatto tutto in questa magnifica struttura, è stata una cosa veramente bellissima. Non avresti quindi problemi a introdurti nuovamente per magari una terza edizione di Transumanze Sonore? Beh, speriamo di sì, sarebbe una cosa bellissima, un continuo perfetto. E vorrei anche ringraziare l'associazione Fuori Schema che ha dato vita a una cosa così bella, veramente unica. Quindi niente sassi nella scarpa e certamente. Ciao, il tuo nome? Claudia. Transumanze Sonore, seconda edizione. Tu che sei una spettatrice, cosa percepisci da questa atmosfera? Cosa c'è nell'aria? C'è aria di festa, sicuramente. Gente che vuole divertirsi, vuole ballare, stare insieme, socializzare, cuccare, anche perché ho visto delle ragazze molto appariscenti. E niente, si sta bene. Quindi clima sicuramente ospitale, molto caldo, e tutta la notte ballerai e resterai con noi? Sicuramente, sì, fino a domattina. Grazie, ciao. Grazie a voi. Ciao. Io dopo vado fuori campo. Sì, io dopo zoom vado su. Ma mo si vede che sto a legge, me lo ricordo. Non te lo ricordi? No. Allora dai, a te non ti prende niente. Perciò sto di. Ed il cavallo guidò il grande carro della Transumanza facendo sosta al calar del sole in Abruzzo. Ciao. Dimmi. Allora, tu che sei, diciamo, il leader di questo gruppo della Transumanza, cosa puoi dirci? Quale emozione hai provato in questa settimana? È stato difficile il lavoro? Innanzitutto non sono il leader, sono colui che, perché non mi sento un leader, poi alla fine mi sento una persona che insieme, forse sono stato quello che ha inquinato i suoni della Transumanza. Mi ha molto colpito quando l'anno scorso sono venuto a suonare con i Mascarimieri in questa zona.
il fuorischema, i ragazzi che ne fanno parte. C'era un'energia particolare rispetto a quello che poteva essere l'organizzare un concerto. Quindi con questi ragazzi veramente ho condiviso l'idea di fare una produzione alternativa rispetto a quello che forse il territorio offriva. E così è nato Transumanze Sonore, o meglio l'Orchestra della Transumanza, questo progetto che ci vede a suonare insieme le musiche della transumanza, o meglio saltarelle, canti d'amore, canti di questura, canti di passione, in chiave punk tarantolata o in chiave punk saltarellata. Quindi un po' questo il concetto, cioè unire quello che è l'idea del punk, del dub, dei mascarimiri a quello che è la tradizione d'Abruzzo, per renderla secondo me più vicina ai giovani. La cosa che per esempio a me mi ha molto colpito è la presenza nella band di parecchi giovani, nel senso chitarrista, percussioni, batteria e altri strumenti che di solito non fanno parte del repertorio tradizionale a livello anche strumentale, hanno condiviso una settimana di suoni che io chiamo della tradinnovazione, cioè questo tradire per rinnovare. Passione e coinvolgimento. Passione e coinvolgimento, quindi sono andati per te di pari passo in questa settimana. C'è stata qualche esperienza, qualche piccolo o grande evento che ti ha lasciato qualcosa? Ma la cosa che sinceramente mi ha veramente poi alla fine fatto, cioè c'è stato veramente un lavoro sereno, cioè non mi sono mai incazzato, non mi sono mai stressato, ho lavorato sempre in una serenità, perché poi alla fine anche questo spazio, no? L'ex convento qui a Castiglione mi dà tranquillità, veramente è uno spazio. Poi come diceva prima, ho sentito prima un mio compagno di viaggio Gianluca, la cosa importante è aver vissuto proprio questa residenza sonora, no? Vivere qui con i musicisti, mangiare, andare al bagno, fare tutto quello che alla fine era proprio il quotidiano, ci ha questi aperitivi che nel sottofondo sentiamo la musica, ci ha permesso anche di vivere la notte, no? Di stare qui, abitare qui a Castiglione per una settimana, e d'altra parte la mattina quando ti alzavi facevi colazione e subito andavi a suonare, come se stavi nella mia associazione lì a Muro Leccese, quindi ti alzavi, io vado, prendo, faccio colazione al bar Santa Marina e poi vado subito a Dilinò, quindi mi ritrovavo veramente nel mio habitat naturale. La cosa che sinceramente poi invece al contrario mi ha un po' fatto preoccupare è sicuramente una alta qualità musicale in Abruzzo. Devo fare una critica però sotto l'aspetto dei musicisti tradizionali. Io non è tanto una critica, ma veramente un incitamento, forse dai, un forza, perché le tradizioni sono troppo importanti, dalle tradizioni veramente andiamo a scoprire chi siamo, quindi secondo me bisogna lavorare in una maniera molto più, la festa è importante, però secondo me la festa va fatta anche con dei fondamenti, con quello che è l'aspetto proprio della religiosità della musica popolare. Io quando mi rapporto con la tradizione è veramente col massimo rispetto, anche se sono un inquinatore, così mi identifico, cioè una persona che distrugge la tradizione, però mi piace distruggerla e poi rispettarla e viceversa. Particolarmente sui coglioni? Tu. Chiaro, non lo so, che cazzo fai? Non sono acqua, non sono. Vuoi che ti chieda qualcosa in particolare? Vabbè, non ringrazio. No, aspetta, un ringraziamento particolare. Credo che sia giusto comunque
fare un ringraziamento particolare al fuorischema che ha permesso tutto questo. Una settimana di residenza non è poi alla fine facile organizzarla, cioè ospitare 20 musicisti più o meno al giorno, più fidanzate, compagne varie, quindi non è facile. Quindi alla fine, anche se abbiamo questo splendido, questa splendida residenza, però alla fine si mangia e si beve ogni giorno. Quindi un ringrazio veramente a tutti gli amici del fuorischema, a tutti coloro che poi alla fine hanno contribuito alla realizzazione di Transumanze Sonore, o meglio all'orchestra della Transumanza. Io ringrazio soprattutto anche le persone che poi hanno lavorato a questo progetto con la pazienza, con qualche pure vaffanculo che ci è stato messo in questi giorni, però alla fine ci sta, perché poi alla fine ci vogliamo bene a questa cosa, vogliamo che la realizzazione totale del progetto sia 10, non sia un 6 sufficiente. E io penso che alla fine domani sera balleremo tutti. Quindi diciamo che possiamo sentire nell'aria le note della terza edizione della Transumanza, secondo te? Io a gennaio venni qui proprio perché avevo sentito un sentire diverso, e spero che questa serata Transumanze Sonore continui, perché penso che ci sia un respiro diverso rispetto a quello che si sta producendo in Italia. E in Italia c'è tanta musica, c'è sicuramente tanta musica, però fare un suono, noi per esempio in questa edizione abbiamo ospitato Original Occitana, che non sono nessuno a livello di nome, e tu dici Original Occitana, chi sono? Alla fine chi sono? Nessuno. Però io questa serata, prima di venire da voi ad intervistare all'intervista, ho vissuto un'ora di santa musica. Domani sera avremo Nuerdin è un poeta della cultura Gnawa, cioè il Mediterraneo che si fonde. Io penso che questo è il futuro della musica tradizionale, il Mediterraneo che si incontra, perché nel Mediterraneo c'è della bella musica. Original Style, Mascari Miri, Transumanze Sonore, viva la genziana e viva l'amore. Ciao. Bedusei. Grazie. Bye.
mazza di Fiorina. La sputa della mamma gli ha buttato una cosa a casa. La sputa della mamma gli ha buttato una cosa. Capisce la rima! Ciao a qualcuno!
pizza che tu in vino hai assaggiato. L'uccellino volava per mesi, salutiamo tutti gli abruzzesi. Modumo ha sbagliato la rima, con un bacio lo mando a Sabrina. Assaggiato un po' il vino anzia nonna e voi avete bevuto la genziano. No nonna. Il tempo era bello, salutiamo chi suona il tamburello. Uccellino volava in cima, che mancura chi lo mala rima. L'uccellino l'uccellino volava su una rode, forse per domani mattina c'è sciogo. Non volavo. L'uccellino volò con la gema, e domenico quando fai questa cazzo di rima. Giri giri bim, giri giri bim, giri giri bim. Sì, sul motorino sì, ho detto. No, sono contento di essere qui. No, 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 no. Oh, tutti, non la sua cima, a chi suggerisco? Una lume caldo. No, era della Piaggio. Ma chi scusa, dillo? E va al culo a chi si chiama Piaggio. L'uccellino volava sulle scodelle e vendola si chiama Cicella. Volava pinto pinto.
ci è andato convinto. L'uccellino non diceva mai di no, gli evancula quelli di Dilino. La nostra cuoca. I Paolini. La nostra cuoca. Vai Luca. No, dai. Provenienza? Penna Sant'Andrea. Provincia di Teramo, chiaramente. Ok, quale strumento suoni all'interno del gruppo della Transumanza? Dubot e fisarmonica. Quindi note, colori e tante emozioni, tante situazioni vissute in questa settimana. Cosa puoi dirmi, cosa puoi raccontarmi di questa settimana? Beh, quello che posso raccontare è che mi sono trovato innanzitutto benissimo con la band dei Mascare Miri. È una cosa che non ho mai fatto finora, soprattutto mettere insieme due gruppi di musica popolare, l'uno e l'altra che faceva un po' di sperimentazione, insomma. E quindi per me è stato molto importante perché ho assimilato un altro genere di musica e quindi adesso è uscito un bello spettacolo, insomma. Fusione quindi riuscita tra la musica salentina e quella abruzzese. Ha incontrato qualche piccolo ostacolo, qualche piccola difficoltà durante questa settimana nell'integrazione di tutto quanto il gruppo? No, nell'integrazione no, perché ci siamo trovati abbastanza con delle idee in comune, insomma. E poi comunque c'è stato Claudio che ci ha un po' fatto da guida, esatto. E noi abbiamo accettato chiaramente la sua esperienza perché a quanto pare ce n'è veramente tanta. E, no, a livello di coesione di persone no. E ho trovato delle difficoltà musicali perché quello, insomma, è il mio lavoro e quindi comunque ho dei limiti. Quindi sono delle cose che devo comunque perfezionare e lui mi ha dato comunque un sacco di idee. Quindi ti ha messo comunque sulla giusta via. Sì, sicuramente sì. Cioè almeno per quello che riguarda il suo sound, diciamo così, sì. Le sue idee, sì. Per la terza edizione di Transumanze Sonore, se ci sarà, comunque sei disponibile, ti piacerebbe riproporre una situazione come quella di quest'anno? Beh, assolutamente sì. Direi che è stata una cosa unica, quindi io sarei molto contento di rifarla, anzi, sì, sì, assolutamente. L'accoglienza da 1 a 10? 11, anche 12, 13, 14, 15, assolutamente senza nessun neo, non ce l'aspettavamo nessuno, penso, almeno io no. Quindi, poi il posto è bellissimo, la struttura è assolutamente degna di una cosa del genere. Grazie particolare naturalmente all'associazione Fuorischema che ci ha dato la possibilità di fare questo, ci ha messo a disposizione la sua sede, penso che sia la loro sede, e speriamo di rifarla. Speriamo di rifarla. Però. Sicuramente, i miei migliori in bocca al lupo. Ciao. Ciao. Marco! Nere bonicchio. Bellissimo. We'll be right back.
Ciao Pierpaolo, dal 1 luglio ad oggi le tue considerazioni? Sono belle, sono state belle. Avvicina il microfono. Sono state belle, no? Mi sono divertito e sono bene, no? Cosa che ti è piaciuto di più? Suonatore, no? Dobbiamo dire. Ma uno in particolare? Nino. Chi? Nino. Perché Nino? Perché è forte. È diventato il tuo mito. Sì. Vai, vai, perfetto. Vai, vai. Senti, Dato con le patate! Nino, non Nino! La una cosa che mi è piaciuta di più, le salsicce! Vai! No, no, vai, vai! Il settore mi ha fatto la domanda! Giustamente, vai, fagli la domanda! Qual è stato il piatto che più ti è piaciuto? Le salsicce, poi la frittata, tutti i piatti! Tutti? Sì! Senti, ma il ragazzo che più... No, non mi smetto. No, tu fai il tutto. Dai, vai, Gianluca. Prova. Dai, vai, 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 vai. Ciao, Pierpaolo. Chi ringa a domanda? Dici la tua prima impressione della transumanza. È ottima, sono bravi e basta. A lui? Sono bravi questi. Ma sono bravi musicisti? Tutti. Le cuoche? Le cuoche è ottima. Ottima direi. La domanda. Mo. Senti, caro Pierpaolo, qual è stato il piatto che ti è più piaciuto? Non ci sono dubbi, tutti sono. Una domanda dal Mino del Salento. Il più grande amico. Che cosa devi dire? Tu dimmi quello che devo fare e io lo faccio. Grande, grande. Jack si gira. Vado a tagliare tutte le cose adesso. No, Pierpaolo seconda. Ciao Pierpaolo, dimmi la tua prima impressione sulla transumanza. Sono bravo, sì. Ho trovato che sono molto bravi. Una domanda da Gianluca. Senti caro Pierpaolo, qual è stato il piatto che più ti è piaciuto? La frittata con le patate.